Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. La Juventus ha battuto il Genoa per 3-1 con reti di Kulusevski, Morata, McKenny, per il grifone gol di Scamacca. Nel primo tempo dominio assoluto dei bianconeri, che si sono trovati già sul 2-0 dopo 22 minuti. Il Genoa ha provato a riaprire la partita e per poco ci riusciva, ma Scamacca davanti a Szczęsny gliela tirata addosso. Nel secondo tempo lo stesso Scamacca accorcia le distanze dopo 5 minuti, riaprendo la partita. E Piaka si è mangiato due gol, soprattutto uno clamoroso a porta spalancata la tirata alta. Poi Ghiglione ha sbagliato il fuorigioco e McKenny solo davanti a Perin ha fatto 3-1 e la partita si è conclusa là. È una sconfitta indolore anche perché Cagliari ha perso contro l'Inter e i punti di vantaggio del Genoa sulla terz'ultima, che è lo stesso Cagliari, sono 10 a 8 partite dalla fine, e guardando il calendario la salvezza è quasi acquisita, basta vincerne due e credo che sia cosa fatta. Poi nel calcio tutto può succedere, però speriamo in bene. Prossimo impegno del Grifone a Milano domenica contro il Milan, partita dura. Al Milan mancherà Ibrahimovic, espulso ieri, una perdita importante, però altri giocatori forti. Spero che il Genoa vada con un altro spirito rispetto ad oggi, perché il primo tempo è stato brutto, senza voglia, senza grinta. Il secondo tempo è lì sotto 2-0, è provato a riaprire, però non ci riuscivamo. Speriamo in bene, vi aspetto alla prossima, ciao dal vostro Marco.